compagnia del presidente Enzo Schirripa, siamo a Locri, siamo a giugno, siamo alla quarta edizione del trofeo Ionica Cup. Mi hanno detto che comunque c'è un'occupazione abusiva di suolo pubblico, ci sono più di 80 bambini in questa piazza, com'è possibile? Ci sono più di 80 bambini, sì, lo so, dovrebbero essere forse 160, ma adesso no, ho perso il conto, non lo so. Sì, ci sono più di 80 bambini. E parcheggio abusivo, c'è sempre stato, io continuo a parcheggiare così, fin quando mi lasceranno. Quando poi mi diranno che non posso farlo più, vuol dire che qualcuno si assumerà le responsabilità del divieto. La fascia ionica, la Locri, è ogni volta ricordata dalle cronache mondane sempre per fatti di cronaca nera. Però sono fatti che non mi appartengono, sono fatti quello che appartiene a me, sono questo meraviglioso tripudio di colori e l'Aves, che è l'altra mia dolce metà, perché ho iniziato con l'Aves e poi ho continuato Aves e basket e sono andato avanti da 20 anni. Quest'anno celebreremo, spero poi di farvi un resoconto dei 20 anni, dopodiché personalmente mi ritiro. Chi vuole continuare, io sono qua per dare il mio la mia esperienza di questi anni meravigliosi che mi avete dato. Mi avete fatto vivere tutti voi, voi compresi, voi della televisione di Reggio Canestro, mi avete dato lo stimolo, la forza di continuare, anche se la mia età comincia ad essere un po'... È lo spirito che conta. Vabbè, io in quello ce lo metto tutto. Quante ce ne vorrebbero di queste manifestazioni per rilanciare l'immagine di questa Calabria? Ce ne vorrebbero una per ogni paese, ma fatte con spirito di crescita, con spirito di voler vincere il male, diciamolo, chiudiamolo così, voler vincere il negativo e di affermare assolutamente la meraviglia, la innocenza di questi bambini, che vederli, io ieri sera sono stato purtroppo con un bambino che si è fatto male al pronto soccorso di Locri, il mio paese, la mia città, Locri, un ospedale che era pure il fiore all'occhiello. Devo registrare ancora una volta, malgrado tutto, che in un momento, ma non per me, per quello che ho visto lì, non per soltanto per il bambino che stava male, le negatività che esprime il nostro territorio, in tutti i settori, a tutti i livelli. Io questo mi duole, però mi sforzo sempre di portare avanti con le mie forze, con il mio modo di essere, modesto quanto volete, limitato quanto volete, ma di portare avanti i valori che ancora per me contano. E quando si sente palleggiare un pallone in una piazza e le grida dei bambini, per me, tutti... per me è la gioia nel cuore, che poi mi porto sempre con me. Ci lasciamo con una promessa, al prossimo anno. Al prossimo anno, intanto adesso ancora dobbiamo concludere quest'anno, cioè, quest'annata, perché ancora abbiamo un'altra attività, credo il 1° di agosto o giorno prima, giorno dopo. E poi programmeremo il futuro, programmeranno vorrei dire, però sono sempre qua perché non riesco, malgrado gli acciacchi, non riesco a starmene a casa, perché loro mi danno la gioia di andare avanti. Ringraziamo il presidente Schirripa, da Locri è tutto. Io devo ringraziare, approfitto per ringraziare l'amministrazione comunale, che devo dire quest'anno mi è stata molto, molto vicina attraverso i suoi organi. Avete visto che abbiamo un transennamento completamente nuovo, abbiamo avuto un appoggio sostanziale. Devo ringraziare tutte le società che hanno continuato, malgrado, ripeto, i nostri limiti, le società che hanno partecipato e hanno raccolto l'invito per venire a fare questi 3 giorni. Devo ringraziare tutti voi e tutte, guardo lì e vedo la Croce Rossa, guardo dall'altra parte e vedo, cioè, queste persone mi avete spinto, mi spingono ad essere presente, a fare di meglio, a dare di più. Limiti molto piccoli, perché l'organizzazione, ora non per fare il ruffiano, è stata praticamente impeccabile, da Lucia a Roberto, a lei, a tutti i ragazzi dello staff, non ci avete fatto mancare niente. Mi raccomando, ad agosto ci aspettiamo una bellissima sorpresa. Grazie a voi, spero di sì, spero di non deludervi.